Buongiorno, buon pomeriggio. Non so se si vede il fumo, eppure buon. Allora, mi chiao. È l'ultimo del mese, domani è il primo di novembre e inizierò la dieta come da me promesso, come da me detto, perciò oggi mi concedo il mio ultimo piattone di pasta. Anche troppa perché non riuscirò mai a mangiarla tutta. Però ho fatto un piatto di spaghetti con sgombro e peperoncino. Mi è andata un po' la mano e troppo peperoncino, mi sa, troppo, troppo. Comunque assaggeremo e vedremo. Ne ho messo un po' troppo. Comunque ho fatto un soffrittino con l'aglio. Gli ho messo giù il peperoncino a pezzettini, lo sgombro, l'ho fatto andare proprio 3-4 minuti. E condita la pasta, un po' d'olio a crudo alla fine, prezzemolo senza grana, senza niente. Allora, mi dovete dire se va bene questa inquadratura, perché ho comprato la Ring Light nuova, perché l'altra, come vi avevo già detto, defunta, morta, non c'è più, non esiste più. Ecco, perciò me ne sono comprata una, però è completamente diversa dall'altra, è un po' troppo alta e non si abbassa e l'inquadratura è alta. Ditemi a voi se vi piace, se va bene, se la luce è giusta, perché ci sono mille luci qua. Questa sembra che ho l'itterizia. No, sembra che ho problemi di fegato, qua è tutto giallo. Cioè ce ne sono tanti, forte, debole. Troverò la luce giusta, ditemi voi quale va bene, ok? Io intanto metto così il piatto così, ditemi voi nei commenti se va bene, ok? Se va bene. Poi, altra cosa, se arrivo con questo video almeno a 300 like, aprirò un altro calendario dell'avvento. Se arriverò a 300 like, perciò mettete like, se arrivo a 300 like, promessa mia, aprirò un altro calendario dell'avvento, non so quale, non so, però prometto e poi mantengo, se non prometto poi non mantengo, se ci tengo io prometto poi mantengo, beh, quella roba lì. Buon appetito a me, non ho pesato la pasta. Però super giù saranno 200 grammi, anche forse di più, non lo so. Mi è andata proprio, non sono neanche stata lì a pesare. Ho detto vai, oggi è l'ultimo giorno, poi domani si comincia. E niente, buon appetito. Oh my God, oh my God, come dicono in inglese, oh my God, è piccantissima, mamma mia, troppo peperoncino ho messo, troppo, mamma mia che piccante, a me piace il piccante ma non troppo, cioè non troppo, vedete, cioè non so se si vede il rosso del peperoncino, ne ho messo troppo, troppo, troppo. Non ho neanche preso il cucchiaio. Vabbè, lo stesso, cercherò di mangiare in una maniera decente. Questo qua è lo sgombro Rio Mare, che io credo sia il più buono. Lo sgombro Rio Mare è il più buono, come il tonno, eh. L'apo non mi sta rompendo. Ah, oh, mamma, anche lo sgombro. Oh, ci vorrebbe il latte qua, non l'acqua. Mamma, anche lo sgombro, com'è piccante. Perché ha preso tutto il peperoncino. È piccantissimo. Beh. Mamma, ma quanto ne ho messo? Troppo. Comunque, ah, la foto copertina non ho fatto. Che come la facciamo? Ah, eh? Mm.
Vi devo raccontare una cosa, voi sapete che non so se succedono, no, ditemelo nei commenti, ditemelo, cioè se sono io che mi attiro tutto, se succedono anche a voi determinate cose, se sono io che non sono normale. Allora, quando è stato venerdì, può essere sta venerdì, credo. Sono andata al parco a portare il lapo a fare la pipì, i suoi bisogni la sera. Non era neanche tardissimo perché sarà, cioè, a scopo ritardato. Gli spaghetti amore non te li posso dare perché sono troppo piccanti e ti farebbero male. Neanche lo sgombro ti posso dare, amore. Ti do mezzo biscottino. Sono troppo piccanti anche per me, figuriamoci per te. Cioè, non so se si. Non so se si vede i pezzettini di peperoncino, che sono ovunque. Sono andata al parco. Portare il lapo. Non era neanche tanto tardi, sono state 9:30, 10, no? Sono andata al parco perché solitamente la sera non vado mai tanto tanto tardi. Se è proprio tardi vado dietro casa dove c'è i giardinetti qua dietro, un po' di verde qua dietro, vado lì, ma se è presto vado al parco, no? Ho detto, che strano, una lischetta, ma è una lischetta, no, è verde, mi sa che è una gamba di prezzemolo, eh? Vedete? È dura però. Ah, non può essere una lisca del pesce, questa è verde, sarà del prezzemolo. Beh, comunque vado al parco. Ho detto vado al parco, va, perché c'erano le luci accese, perché dove vado io di fronte qua a casa, al parco, c'è la palestra, il campo da calcio, il campo da tennis, capito? C'è il parco, ecco, e ho detto vado lì, va. Ho visto che c'erano ancora le luci accese, che avevano giocato a calcio, ma tutti erano già andati via, però le luci erano ancora accese perché se, altrimenti è un po' buio, no? Ho detto vado, ok. Vado, faccio il giro, arrivo fino alla palestra, poi dopo devi tornare indietro, no? Torno indietro e c'era uno seduto di fronte, perché ci sono due panchine, o tre, quattro, una, due, tre, quattro panchine, però due che guardano nel prato verso dove giocano a tennis, ma non gioca nessuno, c'è più nessuno. C'eravamo solo io, il cane e sto qua. C'era questo praticamente seduto nella panchina che guardava dove c'è il campo da tennis. Ok? In quel mentre, un po' alla volta, le luci del campo da calcio cominciano a spegnersi. Ma io non ci faccio caso, tanto vado sempre. Però tornando indietro, guardo sto qua. Aspettate perché devo pensare come spiegarvela, perché altrimenti dicono sempre che sono porno diva qua, che sono
Allora, io ero, dovevo passare per forza per dove era lui, perché c'è la stradina e qua è dove era lui, no? Tornando per tornare a casa dovevo per forza passargli da dietro dove c'è la stradina, ok? Perciò mi avrebbe sentita e io ero un pezzo in là dove ci sono altre panchine perché il parco è grande, no? E vedo sto qua, no? Ma non è che mi aveva fatto paura perché c'era una persona. Ma è quello che stava facendo che mi ha fatto un po' bloccare e fermare, diciamo così. Ecco, mo vi spiego, eh. Mo vi spiego. Ma vi spiego. Difficile da spiegare. Allora, io da dietro, da distante, poi non distante, sono stati 150 metri. Vedo tipo, come farvelo? Mettete che è una persona da dietro che vedete questo movimento qua. Cioè, non giuro. Cioè, vedete questo movimento qua, da dietro. Cioè, vedete uno da dietro che vedete il braccio che va veloce e fa questo movimento qua. Ecco, immaginatevi questo. Io da dietro, da dove ero, vedevo il movimento che stava facendo questo, capito? Ecco, perciò secondo voi uno che fa un movimento così, cosa pensate? Dai, ditemi anche voi bigotte, cosa pensate? Come si può dire che stia tirando il collo al gallo, il collo al pollo, che stia facendo 5 più 1, che sia passata di lì Federica la mano amica, per non essere volgari sempre, eh? Insomma, io pensavo che si stesse smane pensavo che si stesse facendo una Ma avete capito, vero? Non mettetemi in imbarazzo, perché io lo direi anche, però non posso. Però pensavo che si stesse. Ecco. Turbando. Era turbato. Era molto turbato. Ecco, diciamo così. Perciò io non è che mi sono presa paura, per carità, perché cioè, non è la prima volta che vedo uno che si fa una. Che fa quella roba lì, eh. Cioè, non è che mi sono presa paura, perché, ecco. Però ero più imbarazzata per lui perché ho detto, oh mamma, ho detto, ma proprio qua questo si doveva mettere a farsi una. No, ecco, ho detto proprio qua, a quest'ora, perché sono state le 10 di sera, non c'era nessuno, per carità, il campo era chiuso, non c'era più nessuno, però poi sento che parlava, ok? Non parlava forte, forse perché, non so se mi aveva sentito cosa, però non urlava, non è che non sentivo neanche cosa diceva io, però non stava al telefono, avrà avuto le auricolari, stava parlando con qualcuno, no? Ecco. Però la mia mente malata ha pensato che, ho detto, non lo so, questo qua è tipo Fantozzi, che
ha chiamato l'899, ha chiamato una chat erotica, elissima, proprio qua al parco, di fronte qua, cioè, che poi da dietro mi sembrava pure uno giovane, non mi sembrava un vecchio, capito? Da, dopo, mi fa strano, ho detto, capito? E io, no, io ero lì ferma, capito? Cioè, non è che andavo avanti, mi sono fermata, mi sono seduta nella panchina, che non mi vedesse dietro agli alberi, in fondo, vicino, vabbè, voi non lo sapete, comunque vicino alla palestra. Mi sono fermata lì e sperando che il cane non abbaiasse, perché ho detto, cazzo, se abbaia il cane, lo sai, cioè, capito? Mi tocca andare, no? Però vedevo che, cioè, ma, e lui, cioè, ogni tanto, cioè, vedevi che faceva, dopo si fermava e poi parlava, ho detto, che cazzo? Dentro di me dicevo, sbrigati a venire che poi io vado, cioè, se tu vieni io posso andare, se tu non vieni io non posso andare da nessuna parte, devo stare ferma qua. C'è chi viene, c'è chi va. Io dovevo andare, ecco. Morale di tutta sta favola, l'apo si è messo a abbaiare. Non è che potevo chiudergli la bocca. L'apo si è messo a abbaiare perché credo abbia visto un gatto, perché poi alla sera i gatti vengono fuori tutti. Si è messo a abbaiare come un matto. Perciò io non è che ho potuto rimanere lì seduta, perché altrimenti questo, ho detto, se si gira mi guarda. No, amore, non lo posso dare. No, no. È troppo piccante, amore. Ti fa male il pancino dopo. Dopo devi andare dal veterinario, fatti a punturina e ti fa male tutto il pancino, amore. Non ti ho appena dato il biscottino. Sì. Allora lui si è messo a abbaiare, perciò io no, no, non è inutile, puoi stare qua fino a domani. Si è messo a abbaiare l'apo, perciò io voglia non voglia ho detto porca miseria, ho detto che avrei potuto anche tornare indietro, far tutto il giro e tornare per la strada perché c'è un'altra uscita, torni indietro, arrivi in cima dove c'è la banca, torni indietro. E passi per, fai il marciapiede della strada e torni a casa di là. Ma sinceramente ho detto no, perché ero vestita col vesco così, col vestito lungo, come una zingara, capito? Con una maglia, cioè ero vestita proprio con le ciabatte da casa. Non è che la sera quando vado giù col cane sto lì a vestirmi, capito? È buio, cioè o vado dietro, o vado qua al parco, non c'è mai nessuno, vado come sono in casa, mi metto una maglia e via, capito? Perciò ho detto finché al parco, ok, però in strada, in marciapiede, che magari passa qualcuno, mi vede vestita in queste condizioni, anche no, ho detto, capito? Perciò mi rompeva a far tutto il giro. Comunque, morale della favola, mo vi dico che non bisogna mai pensare male, mai. Perché a questo punto, a questo punto ho dovuto prendere, alzarmi dalla panchina ed andare avanti per la stradina per passargli davanti, perché cacchio è che facevo? Poi, perché sono quegli istanti, no, che non hai tempo di pensare, succedono tutte così. Cane ha cominciato a abbaiare, io mi sono alzata subito, ho fatto finta di niente, ho camminato per la stradina, questo qua ha sentito il cane che abbaiava, si è alzato e morale della favola. Mo ve la dico io il morale della favola. Avete presente la canzone Shakerando? Shakerando, Shakerando, Shakerando. Ecco, morale della favola. Io vengo avanti, vedo questo che si alza parlando al telefono, tira su da terra che c'aveva davanti il borsone di palestra, ok? E cammina avanti facendo così.
Praticamente era lì lui tranquillo per i cazzi suoi che parlava o con la fidanzata o non lo so. Aveva sicuramente appena finito palestra, perché pure mio figlio quando finisce palestra viene a casa, la prima cosa che fa si fa lo shaker di proteine, che è quella roba lì. Avrà appena finito o di giocare a calcio o di far palestra e sarà messo lì per i cavoli suoi a parlare con qualcuno e nel frattempo che parlava stava lì shakerando lo shaker, capito? Con dentro le proteine, quella roba lì da bere. E io da dietro che ero là, cioè vedevo sto movimento qua, cosa cacchio, cioè lo vedi da dietro il movimento, non è che vai a pensare sta shakerando le proteine, si sta facendo una ecco, capito? E io ho pensato, una mente malata mia ha pensato quello. Perciò quando ho camminato avanti, ho visto questo alzarsi il borsone e che shakerava e parlava, capito? E mi sono sentita proprio, ho detto, ma guarda te, Dio mio, guarda te che stupido, sono stata lì un quarto d'ora, no, però 5 minuti abbondanti, ad aspettare questo poro Cristo, stava solamente shakerando le proteine e io l'ho preso per un maniaco. Mamma, cioè pensate voi, la mente umana che malata, no, forse è la mia malata mente umana, non lo so. Comunque questo è quello che è successo. Io ragazzi basta, vi giuro, cioè ne ho mangiata credo metà, metà però basta, perché sono le 13:30 di pomeriggio. Mo' metto via, la mangio stasera, non è che la butto via, però adesso devo stendere, se è finita la lavatrice, devo tirare su la roba asciutta perché adesso fa molta fatica ad asciugarsi la roba e devo fare le mie cose. Sto video credo che esca stasera, che è lunedì, mi raccomando, a 300 like aprirò un altro calendario, perciò spolliciate, mettete like se volete vedere un'altra apertura di calendario e commentate sotto, ditemi cosa ne pensate del mio... Ecco, lasciatemi. Ciao ragazzi, alla prossima.